che qui sul palco abbiamo degli oggetti particolari, una moca, un mappamondo, eccetera, eh, daremo a ogni startup uno di questi oggetti e la startup, ehm, l'imprenditore dovrà raccontare da quell'oggetto cosa riesce a collegare del suo business. Insomma, ne vedremo delle belle. Eh, siamo qui con l'Università di Verona che parla di impresa e non solo di formazione perché, appunto, ehm, ha nel suo DNA anche l'attenzione uh, a uh, mettere in piedi delle imprese dalla ricerca che nasce all'interno dell'università. Uh, quindi il technology transfer sappiamo che è un valore sempre più importante nell'università di tutto il mondo e finalmente anche nelle nostre università italiane. Verona è particolarmente attenta a questo. Eh, oltre a iniziative di incubazione, di accompagnamento del, delle start-up ehm, eh, verso eh, l'impresa, ha anche un'attività eh, formativa eh, che si chiama Contamination Lab, un laboratorio esperienziale fondamentale per portare appunto le tematiche e ehm, la cultura dell'impresa all'interno eh, del, dell'università. Anche eh, all'interno della mentalità di studenti e ricercatori. Eh, questo Contamination Lab quest'anno ha una novità che presenterà proprio qui ed è la C-Lab Marathon, un'edizione intensiva a dicembre, il prossimo dicembre, dal 13 al 17, una settimana eh, che sarà ospitata in presenza negli spazi aziendali di Verona Fiere e Vicom. Eh, adesso lancio proprio un video di eh, C Lab. SILAB Verona è il luogo d'incontro tra università, studenti e impresa per dare spazio alle idee e sviluppare progetti di business, dove si valorizzano le idee con percorsi di autoimprenditorialità e formazione specifica per coltivare i talenti. In SILAB Verona sono realizzati moduli formativi dedicati all'innovazione e alla cultura di impresa, che hanno come obiettivo quello di sviluppare capacità di problem solving, team building e analisi delle opportunità imprenditoriali e di mercato. I team sono formati da ragazze e ragazzi che provengono da tutti i corsi di laurea dell'Ateneo per favorire un reciproco scambio di idee e competenze. Silla Verona è collaborazione tra studenti, ma anche con imprese ed enti. Il team è seguito da due tutor che aiutano i partecipanti a concretizzare i loro progetti e a confrontarsi con il mondo imprenditoriale. Durante tutto il percorso sono presenti anche formatori ed esperti del settore. Si dà Verona il luogo dove dare spazio alle idee. Ecco, ora diamo spazio alle idee e anche alla cultura d'impresa, si parlava di cultura d'impresa, eh, vicino a me sul palco ci sarà per tutta la durata dell'evento una giuria d'eccezione e chiamo qui con me i giurati. Prima di tutto, scusate, io non mi sono presentata, sono una giornalista del Corriere della Sera, scrivo di innovazione, mi chiamo Giulia Cimpanelli, ho sbagliato a non presentarmi prima, ma prima di presentare i miei ospiti eh, volevo appunto dirvi chi sono, eh, invece salgono con è sul palco il professor Diego Begalli, delegato al trasferimento della conoscenza e rapporti con il territorio dell'Università degli Studi di Verona. Buonasera professore. Pietro Scola, dirigente area anagrafe e registi di Camera di Commercio di Verona. Matteo Di Biagi, direttore di Le Village by Credi Agricoltri Veneto. Buonasera. Franco Bocchini, Business Angel, Startup Mentor e European innovation, innovation Council Coach. Buonasera. E infine Luca Guarnieri, responsabile del Liaison Office dell'Università degli Studi di Verona. Loro sono la giuria che valuterà i nostri pitch innovativi e i pitch classici delle startup. Ne approfitto quindi per chiedere un saluto ai due insomma, organizzatori della serata, quindi al professor Begalli come Università degli Studi di Verona. Grazie, grazie. Intanto eh, ringrazio tutti gli intervenuti e, e, e chi ci sta ascoltando e, e, e porto ovviamente i saluti del rettore. Eh, questa è un'iniziativa che rientra in un uh, accordo più ampio che uh, abbiamo siglato oltre un anno fa con la camera di commercio e che eh, eh, ci, ha visto, ci ha già visto in una serie di uh, iniziative eh, importanti rivolte soprattutto al recruiting da un lato e, e al eh, trasferimento della conoscenza dall'altro. Ecco, abbiamo visto un uh, breve video sul Contamination Lab. Ecco il Contamination Lab è, è uno strumento che, eh, sul quale stiamo eh, spingendo molto perché coinvolge eh, i, gli studenti, le studentesse chi, chi eh, si approccia a conseguire un titolo di studio eh, triennale o di laurea magistrale e eh, li, li si sostiene nel eh, cimentarsi in queste sfide che coinvolgono spesso aziende, istituzioni e, e appunto come ha detto lei all'inizio c'è in corso no, il Contamination Lab Marathon e ah, abbiamo già due eh, partner di eh, eccezione che sono appunto Verona Fiere e Vecomp e quindi eh, noi lo riteniamo eh, l'incubatore delle nuove eh, eh, spin-off o start-up innovative. Grazie mille. Incubatore di spin off e startup innovative che nel futuro diventeranno membri del uh, tessuto imprenditoriale veneto. Quindi, chi meglio di Pietro Scuola della Camera di Commercio può dare il benvenuto alle idee e fare un saluto iniziale. Ecco. Grazie. Eh, sì, io mi occupo del registro imprese, sono responsabile del registro imprese, quindi vedo un po' tutte le imprese che della provincia. Mi sono occupato in particolare delle start-up perché per un periodo abbastanza lungo c'è stata la possibilità di costituirle in Camera di Commercio, quindi io ho seguito personalmente la Costituzione alla nascita di quasi 120 start-up negli ultimi anni. È stata una grande soddisfazione. Poi, eh, da un anno e mezzo circa abbiamo iniziato questa collaborazione con l'università, che sta dando veramente dei grandi risultati sia per quanto riguarda le altre attività sul recruiting, sia anche sulle start-up, dove anche loro sono molto attivi. Quindi è veramente una cosa interessante sono molto contento di essere qua questa sera. Grazie mille. Sappiamo che Regione Veneto, oltre alla provincia di Verona, è una regione decisamente prolifica di start-up e attività imprenditoriali. Quindi. Vediamo quelle del prossimo futuro. È il momento di chiamare con noi le start-up e iniziamo dalla prima. Si tratta di Diamante. Chiamo con noi l'imprenditrice Valentina Garonzi. Diamante è un'impresa tutta al femminile che sviluppa e realizza dispositivi diagnostici all'avanguardia. Io dico proprio due parole perché poi lascio la parola a voi ovviamente. E iniziamo non dal pitch, quello tradizionale, ma come sai da un pitch un po' particolare. Dobbiamo scegliere un oggetto. Eh, questa volta scelgo io Luca, faccio scegli, gli onori di casa. Tu. Vediamo. Mi piace questa sediolina. <ride> Quindi partiamo dalla sedia e lascio messo. a te l'onore della prima domanda su questa sedia. Grazie. Prego, vai, vai pure anche nel mezzo. Valentina, Beh, ci conosciamo perché Valentina è uno dei nostri primissimi spin-off del Dipartimento di Biotecnologie. Magari avresti preferito un diamante fra, <ride> fra gli oggetti Beh, o forse qualcos'altro, non lo so. La sedia cosa ti fa venire in mente? C'è qualcosa nella vostra realtà che riporta alla, alla sedia? Cosa, cosa ci racconti di diamante partendo proprio da una sedia? rossa o di un altro tipo, basta che sia quello l'oggetto. Certo, sicuramente buonasera a tutti intanto e grazie per l'opportunità. Uh, la sedia um, rappresenta la struttura della nostra azienda, ovvero le, le quattro gambe e il fatto che il team è la, il punto focale di ogni realtà imprenditoriale o almeno è quello che crediamo noi, perché se manca un, anche solo un ingrediente ovviamente cade l'equilibrio di tutta la struttura e quindi del lavoro che si sta facendo. Quindi sicuramente uno dei nostri punti di forza è quello di avere un team coeso e... Um, Assolutamente complementare che mantiene bilanciata la, la struttura. Guardate, lo dico proprio per tutta la platea, per chi ci ascolta: non ci eravamo messi d'accordo su queste risposte perché i gruppi non sanno quali sono gli oggetti che eh, sono stati selezionati. Quindi, grazie, Valentina, parti pure con il pitch. Quindi dobbiamo cambiare canale. Ok. Ci sono le slide. Le slide. Sì, dovrebbero esserci le slide. Ecco, questo non l'avevamo programmato. No. <ride> <ride> e neanche prima però. Okay. Buonasera a tutti. Diamante è una PMI innovativa in ambito biotecnologico. Eh, siamo partiti con un team femminile dall'ambito diagnostico e ci stiamo ora spostando verso l'ambito terapeutico. La nostra value proposition è lo sviluppo di un approccio terapeutico innovativo per le malattie autoimmuni usando un nuovo sistema di produzione basato sulle piante. In particolare il nostro principale progetto si focalizza nella, nello sviluppare una soluzione terapeutica per l'arterite reumatoide, una malattia autoimmune che colpisce nel mondo più dell'1% della popolazione, per la quale attualmente non esiste una cura, ma i principali trattamenti, oltre ad avere una serie di effetti collaterali negativi, non sono efficaci nel 10-20% dei casi. Quello che noi proponiamo invece è un approccio eh, terapeutico innovativo, selettivo, che va solo a bloccare la risposta sbagliata del sistema immunitario. E come lo facciamo? Usiamo il fuoco con il fuoco, ovvero somministriamo la stessa particella che sta alla causa della malattia autoimmune e andiamo così ad alzare la tolleranza immunologica. Inoltre, produciamo le nostre particelle utilizzando le piante come delle biofabbriche, ovvero andiamo a modificare dei virus vegetali e utilizzando le, le piante come dei bioratori naturali siamo in grado di ottenere le nostre particelle. Tutto ciò è possibile grazie a un team eterogeneo e complementare costituito da me, mi occupo dell'area business, Roberto Zampieri, presidente responsabile dell'area scientifica. Linda Vesani è responsabile della parte ricerca e sviluppo e Elisa Jack è la nostra scientific project manager. A livello societario abbiamo anche una quota azzurra. Siamo poi supportati da uno scientific advisory board e da un business manager nell'ambito eh, economico. Il nostro obiettivo è quello di iniziare entro la fine del 2023 gli studi clinici in modello umano e quindi quello di entrare nel mercato dell'artrite reumatoide che si stima varrà nel 2029 28 miliardi di euro e di cui il nostro mercato target è il 10%. Nel corso della nostra storia siamo stati supportati da numerose organizzazioni, sia nazionali che internazionali, fra cui la Fondazione Golinelli e la Fondazione Marisa Bellisario. Siamo inoltre inseriti in un consorzio di 14 partner a livello europeo, grazie a un progetto europeo H2020, e di recente siamo stati accelerati da un incubatore di imprese, il Mass Challenge, a Houston. Quello che cerchiamo adesso sono partner industriali ed investitori che vogliano crescere con noi e cogliere questa opportunità. Grazie. Valentina, un attimo, se posso una domanda. Giulia, posso. Certo, mettere? direi che almeno una domanda. Una domanda, domanda come Giulia no, possiamo eh, farla. Eh, ci mancherebbe una o due domande. Eh, dal punto di vista della valorizzazione e la tutela, avete, se non ricordo male, un brevetto. State pensando anche ad altre tecnologie da brevettare? Certo, noi abbiamo un brevetto che deriva appunto da una prima applicazione che abbiamo sviluppato in ambito diagnostico ed è il cosiddetto trasferimento tecnologico perché appunto era un progetto di ricerca dell'università. Eh, in realtà stiamo lavorando ad altri brevetti e nello specifico entro la settimana prossima in realtà andremo a depositare un brevetto per questa specifica applicazione terapeutica in ambito per l'artrite la reumatoide. Grazie. Se vuoi prenderla a sedia, ve la regaliamo. Via. Grazie. Grazie. Ciao. È il momento del secondo protagonista, Daniele Zampieri. La start-up è pubblicità comunale, quindi cambiamo completamente area e industry. Eh, è una startup che ha già usufruito dei servizi della Camera di Commercio di Verona e che ha l'obiettivo di cambiare un po' il mondo delle affissioni pubblicitarie, quindi passare dalle affissioni pubblicitarie classiche, quelle dove appunto vengono appesi i cartelloni pubblicitarie, a ehm, una rete di schermi a led prenotabili online e adesso ce lo spiegherà meglio lui direi. Però ALT, perché prima dobbiamo scegliere un oggetto. Andiamo sempre su cose, la sidiolina era piccola, mi ricordava i bimbi e anche insomma il cubo di Rubik. Il cubo di Rubik. <ride> ok. Te lo lascio, no, sì. hai troppe cose Penso in posso mano. Lasciarlo qui? Appoggiamolo qua. Faccio, faccio la domanda. Certo, certo. Okay. Prego. Allora, eh, partiamo dal cubo di Rubik. Eh, sì. Io guardando quello, tra l'altro non sono mai riuscito a risolverlo, io personalmente... Eh, siamo, siamo in due? <ride> <ride> io, eh, quello che vedo è una cosa di una complessità estrema, eppure c'è una soluzione. Diciamo metaforicamente riportando alla, alla realtà che avete vissuto voi, l'idea era bellissima, no? trasformare la pubblicità che è cioè, Devi esiste, però in qualche spalle... cosa di, di digitale e di controllabile anche a distanza. Eh, solo che appunto non basta una buona idea, per trasformare in un'impresa c'è una complessità notevole e tantissimi eh, diciamo, ambiti da affrontare. Come avete affrontato voi la, questa complessità per arrivare poi... A costituire a farne un'impresa ecco. sì, allora l'abbiamo, sì, buonasera a tutti, l'abbiamo affrontata step by step, girando ovviamente tanti come, come un cubo di rubrica. Appunto, abbiamo girato i vari, eh, chiamiamoli listelli per trovare gli incastri e eh, i vari colori. È stata molto difficile perché, appunto, nel nostro caso siamo partiti ancora nel 2017-2018, quindi sono stati diversi tentativi di. Di incastro, ma appunto. Posso, possiamo dire perfettamente che il Cubo di Rubik incarna la, la nostra soluzione a questo a tutto il settore che, siamo, che stiamo riuscendo a digitalizzare. Sì, perché è proprio la, è la complessità: è quella di riuscire a gestire tutti gli aspetti contemporaneamente. Sì, infatti i vari, vari incastri, quella è quella la difficoltà, esatto, e questo, e questo fa un imprenditore. Ecco, eh, c'è un'altra domanda che avevamo preparato sul Cubo di Rubik molto carina, interessante. Eh, sappiamo che è un gioco antico, nel senso che, che conquista generazioni su generazioni, non passa mai di moda. Ecco, come si fa e che idea avete per portare avanti un'impresa un che non passi di moda e che cresca nel tempo? Allora, continuando a aggiungere funzioni. È tutto lì, cioè si parte da, da un'idea base, da un prodotto base e poi si continua ad aggiungere eh, pezzettini per, per evolverla sempre di più e farla sempre eh, restare un, un prodotto sul pezzo. Insomma, certo. Bene, possiamo passare al okay. pitch. Allora, il telecomando, Ce ok, prego. Allora. Al via le slide. Quindi quando premo verde. Uh, no, dovrebbero comparire. Okay, Prova. Forte. Okay. 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 Ecco, ci siamo. Okay. Allora, pubblicità comunale è una start-up finanziata dall'agenzia del Ministero di Economia e Finanze in Vitalia per creare un sistema da dare ai comuni italiani per digitalizzare appunto le pubbliche fissioni attraverso uno standard comune. Questo vogliamo farlo attraverso due step. Lo step 1, che lo vedete nella parte azzurra, è una è consiste nel mantenere inizialmente la fissione cartacea. Ma introdurre nel dietro le quinte un gestionale chiamato Pubblista con il quale le persone possono prenotare e pagare online i propri spazi pubblicitari. Lo step 2 invece consiste in eh, un'estensione chiamata Spotplift che permette di trasmettere direttamente l'immagine pubblicitaria su schermi anziché stampare su carta e affiggere a mano. Tutto questo perché abbiamo sviluppato e brevettato un algoritmo che è in grado di pianificare istantaneamente la campagna pubblicitaria indipendentemente che sia cartacea o digitale. Questo appunto è l'esempio in cui vogliamo arrivare, ad esempio, Pizza Ok che carica la propria immagine eh, pubblicitaria sulla piattaforma, sceglie vari parametri e se la si vede a rotazione nei vari comuni prescelti. I vantaggi per un comune sono un risparmio sui costi di digitalizzazione, un, eh, maggior, eh, un raddoppio dei guadagni stimati, un servizio automatizzato, un miglior decoro urbano, raccolta e analisi dei dati e la possibilità di utilizzare gli scarmi per comunicazioni di emergenza o notizie eh, comunali. I vantaggi per chi pernota saranno, beh, un totale dei costi, degli ostacoli di utilizzo alla piattaforma e più si aprono nuovi scenari. Pensiamo ad esempio con gli schermi alla possibilità di compiere scelte targetizzate o i nuovi tipi di messaggi. Per quanto riguarda l'ambiente appunto abbiamo il risparmio di carta, una riduzione dei veicoli eh, su strada. Il nostro business model sarà fondato sugli abbonamenti della piattaforma più eh, la gestione dell'intero servizio in cambio di una percentuale sulla pubblicità prenotata. Il, non va, okay, attraverso una formula o l'inclusive complessiva di fornitura, installazione, collaudo, assicurazione e manutenzione schermi, prodotti importanti da noi, chiamati schermi smeraldo. Noi siamo partiti nel 2017-2018 a creare il primo algoritmo per poi fare una serie di tappe significative che ci portano eh, già dall'anno prossimo probabilmente a testare i primi 100 schermi eh, smeraldo. Il nostro team è composto da persone prevalentemente eh, informatiche. Sviluppatori software è attualmente in, in espansione. E per concludere, diciamo che stiamo, oltre a portare avanti gli sviluppi, siamo alla ricerca di ora, eh, partner per sinergici per cercare di creare questa rete tra i comuni nel minor tempo possibile. Grazie, ecco qui: sintetizzate una slide. La nostra Grazie, rete. domande dalla giuria. Tutto a posto? A posto. Grazie mille allora. Perfetto. Ok. Cambiamo ancora settore e passiamo ai software, eh, un settore decisamente... Eh, insomma attivo in questo periodo soprattutto perché si parla di software che lavorano nell'ambito dell'interazione uomo-macchina. Eh, L'azienda si chiama Humatix, è una spin-off dell'Università di Verona, l'imprenditore si chiama Davide Conigliaro. Buonasera Davide. Buonasera a tutti. E la notizia è che è già stata acquisita, ma non dico più niente perché lo eh, racconterai esatto. tu. <ride> esatto, sì, sì. Ma partiamo dal nostro oggetto misterioso. Okay. Allora. L'abbiamo già visto. Scegli eh. facile. Ah, c'è già. Vabbè, allora. <ride> fatto spoiler, fatto la bilancia. Ah. E lascia okay. alla giuria una, una domanda, insomma, Quello sulla bilancia. Belli. Beh, è, uno, è un oggetto semplice da interpretare, no? Direi, ha molti significati. Eh, eh, significa equilibrio, può significare ponderazione, misurazione, valutazione. Ecco come, ecco, come puoi raccontare la, la, eh, eh, vostra, no, eh, la vostra esperienza imprenditoriale rifacendovi a questo oggetto. Esatto, allora parto dallo spunto che mi ha dato del, della parola equilibrio, perché effettivamente noi siamo partiti, ma infatti lo racconterò anche dopo, come team prettamente tecnico. Ed effettivamente, una delle eh, principali diciamo, eh, complessità che può incontrare una startup in fase di avvio è quella di avere il giusto equilibrio, come era già stato detto anche dall'imprenditrice eh, dall precedentemente sull'esempio sull della sedia. All'interno del team, quindi il fatto di avere un, un team bilanciato che consenta alla startup di avere sia competenze tecniche che le consentano di implementare la soluzione, ma anche competenze imprenditoriali che gli consentano di eh, conoscere il mercato, conoscere i clienti, capire come eh, pianificare il proprio business negli anni successivi, è un elemento, un elemento fondamentale eh, che noi diciamo. Abbiamo avuto eh, diciamo, l'opportunità, grazie anche all'Università di Verona e eh, a Startup Veneto, eh, di, eh, di colmare queste nostre lacune e quindi siamo riusciti a bilanciare il nostro team e le nostre competenze in particolare e quindi ad avviare la nostra realtà. Quindi oh, grazie. Grazie. grazie, passiamo quindi al pitch. Ti chiedo di andare in mezzo. Perfetto. Grazie allora, eh, io vi racconterò la storia di Humatics, eh, eh, che è appunto un'azienda che sviluppa soluzioni di eh, machine learning e intelligenza artificiale, e in particolare tutto è iniziato nel eh, 2016, non se riesco a far partire. Eccolo qua, quando eh, io insieme ai miei colleghi, eh, eravamo due eh, ricercatori e un professore appunto dell'Università di Verona, ci siamo trovati davanti a una pizza e abbiamo deciso di eh, mettere in pratica tutte le nostre competenze per eh, iniziare un business ed è così che nel eh, 29 febbraio appunto, del 2016 abbiamo costituito Humatix che è nata subito come eh, spin off dell'università di Verona e nello stesso anno appunto, abbiamo ottenuto il primo successo a Star Cup Veneto vincendo appunto il primo premio e questo ci ha dato appunto la forza come dicevo prima di bilanciare il nostro team e di iniziare ad aprirci al mercato. Abbiamo così sviluppato quello che è il nostro core business che è basato su tre motori di intelligenza artificiale e incentrati principalmente nel settore del fashion. Il primo, HS Forecast, eh, si basa sulla previsione delle vendite ad esempio di un vestito a partire dall'analisi delle immagini proprio della foto del vestito. HS Vision invece è un sistema che consente di classificare automaticamente eh, un prodotto o comunque un, eh, un elemento visto ad esempio in un'immagine, in un video a che essere commente invece una soluzione che consente di profilare la clientela di un'azienda per suggerire determinati prodotti con criteri appunto di intelligenza artificiale. Tutto questo ci ha fatto crescere sempre di più fino al 2019, quando appunto c'è stata la pandemia del Covid. E lì abbiamo deciso di mettere eh, una nuova veste ad uno dei nostri motori che vi ho fatto vedere prima, AKS Vision. E abbiamo sviluppato un, eh, un motore appunto, basato sempre su intelligenza artificiale, in grado di collegarsi alle telecamere di videosorveglianza per rilevare assembramenti e contare le persone all'interno di un edificio. Sono orgoglioso di presentarvi questa nostra soluzione perché è attualmente utilizzata proprio da Verona Fiere che ospita questo evento eh, oggi e in questi giorni e, e lo sarà appunto anche nelle, nelle prossime manifestazioni. E sempre in quest'anno diciamo Humatix ha, ha spiccato il volo perché appunto eh, grazie alla conoscenza di, eh, del gruppo Sisdat, una società eh, leader nel settore ICT, a, che ha acquistato il 70% delle quote della nostra società. Siamo entrati a far parte di questa grande famiglia, un gruppo di 12 eh, società con le quali abbiamo già pianificato appunto, eh, le, la crescita eh, industriale di Umatics, che la porterà a fatturare circa 2 milioni di euro entro il 2024. Oltre a questo, ovviamente, c'è una forte crescita eh, organica, per cui siamo adesso in cerca di nuove persone lato tecnico diciamo siamo eh, coperti dall'università, li stiamo cercando lato, come, da, dal punto di vista commerciale marketing però adesso appunto quello che stiamo cercando è, è una, una strada per continuare a crescere detto questo appunto concludo la presentazione di Umatics e eh, vi ringrazio per l'attenzione grazie domande? Come, eh, come intravedi la eh, realizzazione del, dei sogni iniziali in, questo, in questa nuova vita che avete iniziato da, da alcune settimane allora eh, sicuramente l'esperienza è stata molto positiva eh, perché veder crescere un'azienda è quasi come veder crescere un figlio, per cui nel momento in cui arriva il momento di dover anche cedere le proprie quote, fa sempre un po' male. E quando il figlio, appunto, si allontana da casa e inizia a vivere la propria vita. Però in realtà noi abbiamo ancora. Delle quote, abbiamo ancora un ruolo attivo all'interno della società certo. e questo ci piace perché ci consente di continuare a fare le attività di ricerca e sviluppo e portare avanti quello che appunto piace fare a noi e quindi è il motivo per cui abbiamo costituito anche questa società. Per cui sicuramente è un aspetto positivo e sono contento e felice di, di, questa, di questa opportunità che abbiamo avuto. Grazie. <ride> Grazie a voi. Quindi voi rimanete all'interno dell'azienda? Esatto, saremo comunque all'interno dell'azienda e. Porteremo avanti tutte le attività riguardanti l'intelligenza artificiale all'interno del gruppo Sisdat. Quindi eh, avremo molti più lavori, molto più, per cui sicuramente cresceremo. Quindi eh, sono molto contento di questo. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Ecco, adesso andiamo nel campo della sharing economy, o meglio della sharing mobility, altro ambito decisamente in voga nell'ultimo periodo, quindi mobilità verde, mobilità condivisa. Eh, la società si chiama BitMobility, è una start-up che ha usufruito dei servizi della Camera di Commercio di Verona. L'imprenditrice è Martina Crivellante. E eh, loro sono già presenti in 20 città italiane con i loro mezzi tra monopattini e scooter elettrici. Lascio a te poi Buonasera racconto. a tutti, ciao! Buonasera a tutti. Ma iniziamo dall'oggetto: questa volta non me l'hanno spoilerato quindi posso sceglierlo. Un oggetto del mo oggetto del momento, purtroppo, il gel <ride> igienizzante. Gelli ingegnerizzati, cosa ci viene in mente? Il gel era un, un oggetto, diciamo, una materia che nessuno utilizzava, raramente, ogni tanto qualcuno vedeva chi tirava fuori questa cosa. Adesso ce l'hanno praticamente tutti. È chiaro che questo è dipeso da un fattore diciamo, esogeno che non potevamo certo prevedere, però quello che si è visto è che un prodotto che era di nicchia, sostanzialmente, pochissimo diffuso, è diventato un prodotto diffusissimo, a diffusione di massa. Un po Può essere una certa analogia anche con la vostra esperienza, perché in realtà i monopatti esistevano già prima, ma l'idea di trasformarli in un business e trasformarli da un prodotto poco diffuso, un prodotto di massa, come è successo? Come avete fatto? Sì, allora noi l'idea eh, ci è venuta sostanzialmente da un viaggio all'estero, appunto i, i monopattini esistevano già nel, negli Stati Uniti e, e erano utilizzati anche se non da molti anni per muoversi eh, nelle città e quindi per fare mh, dei movimenti di breve distanza. E, mh, Ora sono sempre più diffusi, nel senso che hanno conquistato il mondo, possiamo dirlo. E, ma io li paragonerei anche a, a questo boom che ha avuto il genizzante. Gen Ehm, proprio perché eh, ora sono quasi indispensabili nella nostra ottica per fare dei movimenti brevi ma che comunque eh, sono ehm, integrati negli altri percorsi di mobilità quindi il monopattino non lo devo vedere come un mezzo che mi porta da casa alla destinazione finale ma come il mezzo che eh, integra eh, il mio percorso di mobilità quindi io parto da casa Prendo l'autobus o prendo la mia macchina, mi avvicino alla destinazione finale e l'ultimo miglio lo percorro in monopattino. E ecco, poi il paragone con o comunque mh, con il genere eh, igienizzante mh, viene da dire: in questo momento anche il distanziamento sociale ci consente di utilizzare il monopattino e quindi di utilizzarlo in alternativa ai mezzi pubblici e quindi ci consente ecco, di, di evitare situazioni in cui c'è. Ci sono assembramenti. Grazie Martina. Eh, possiamo passare al pitch. Ok, io volevo iniziare con, un, con una frase che descrive. Eh, la nostra azienda o comunque che ci ha dato lo spunto eh, in questa situazione di crisi, eh, quindi della pandemia, di dire con chi ti muoverai oggi, eh, con, con i pensieri di ieri o con un'idea per, per il domani. Sei tu che scegli se fermarti o diventare imbattibile. Io era beatball, un gioco di parole chiaramente, eh, descrive ecco, la nostra volontà di andare avanti eh, e di, ehm, e di insomma, vedere il futuro, affrontare il futuro con... Qualcosa di nuovo, di non fermarsi quindi ai mezzi di mobilità del passato ma di adattarci, anche perché sembrava eh, il monopattino, comunque, nell'idea dell'immaginario collettivo, qualcosa di, ehm, sì, di nuovo, di diverso, non accettato da tutti, ma deve essere visto in un'ottica appunto di eh, funzionalità e quindi non in un'ottica ludica, diciamo. Allora, presento la società, è una società italiana ad alto contenuto ehm, tecnologico, eh, costituita nel 2019. Quindi appena prima del, della pandemia sostanzialmente. Eh, il, la nostra mission è quella di liberare le città eh, dal traffico, dall'inquinamento e dal rumore e, eh, come dicevo prima, far diventare la mobilità elettrica parte integrante dei nostri spostamenti, quindi di renderla qualcosa di veramente indispensabile. Come numeri, appunto, eh, come è stato anticipato dalla relatrice, siamo presenti in più di 20 città italiane con più di 8.000 monopattini e anche scooter elettrici. E... E allora il, il mezzo, eh, quello che vedete, eh, è il monopattino che caratterizza quindi il core business aziendale. Eh, può essere descritto con, eh, con queste parole agiche, agile, elettrico quindi anche eh, ecologico, ma eh, la caratteristica fondamentale è la condivisione, nel senso che il monopattino è sì ecologico, però noi lavoriamo con eh, lo sharing, lo sharing significa appunto condivisione, nel senso che il mezzo eh, non, non è un mezzo privato e quindi viene condiviso da tutti gli utenti, si trovano i mezzi su strada e vengono noleggiati tramite la nostra app, l'applicazione è stata appunto creata dall'azienda, e, così il tempo. e quindi, eh, oltre al monopattino, parte del nostro core business è pro proprio l'ideazione della app, quindi la possibilità di prendere il monopattino non eh, con eh, delle normali chiavi, ma appunto sbloccarlo tramite applicazione elettrica. Questa è una panoramica delle città in Italia in cui siamo presenti, quindi a partire dal sud eh, fino al nord, siamo presenti in grandi città come Milano, eh, Bari. Eh, Vabbè, anche Verona per fortuna, Palermo, ma anche in città, ehm, in città di turistica sostanzialmente. Quindi l'obiettivo è sia migliorare la mobilità dei cittadini, quindi dei pendolari, gli spostamenti anche per lavoro, sia ehm, anche la mobilità del turismo che consenta di, mh, ai turisti di eh, muoversi in maniera agile e di visitare le città ecco, per piacere. Ok, finito. Mm ringrazio. Grazie mille possiamo fare una domanda qualcuno una domanda? Sì, ho una se curiosità eh, certo. io, eh, per gestire questo, questa attività non li vediamo dappertutto eccetera, ma quante persone occorrono? nel senso che ci sarà qualcuno che li mantiene che li raccoglie eh, che sì li... sì sì sì. Allora, eh, il personale diciamo, è, è, molt, è molto ampio, all'apertura di ogni città noi abbiamo bisogno oltre che di un magazzino e dei mezzi per fare gli spostamenti dei monopattini, ma anche dei charger che sono i nostri addetti che si muovono sia in orario notturno che in orario diurno e si occupano degli spostamenti dei monopattini, dei riposizionamenti, della ricarica delle batterie. I nostri monopattini hanno la batteria intercambiabile, quindi i nostri operatori si muovono con il furgone, con gli zaini, con le batterie, arrivano con le batterie cariche e li ricaricano. Quindi, per ogni città, noi abbiamo. Abbiamo 4, 5, 6 persone che a turni si muovono costantemente e coprono il territorio. Di conseguenza ogni apertura comporta un nuovo investimento importante perché oltre all'acquisto di nuovi mezzi naturalmente c'è anche tutta la parte delle risorse del personale. Quindi fate bene all'ambiente e anche al lavoro. Certo, assolutamente. <ride> Ho visto che forse c'era una domanda. Sì, io avrei in realtà parecchie domande ma mi limiterò a una domanda doppia. Eh, voi siete già diffusi su eh, una buona parte del territorio nazionale, 20 città non sono, non sono poche, quindi significa che avete già, diciamo così, un certo successo. Quindi la domanda duplice è, per chi siete arrivati, cioè qual è la vostra unique selling proposition, in cosa vi differenziate dal resto del mercato, perché non siete gli unici attori, e cosa pensate vi serva per espandervi ancora di più? la ringrazio della domanda infatti naturalmente con un tempo così breve non sono riuscita a dire tutto volevo in più che altro inquadrare il business però eh, allora, noi siamo eh, molto fieri di essere la prima società che in Italia è partita il 27 luglio del 2019 ossia il giorno in cui è entrato in vigore il decreto Toninelli che è stata la prima normativa in materia quindi noi abbiamo avuto un'autorizzazione ufficiale del comune di Cattolica e siamo stati i primi a partire in Italia eh, con autorizzazione ufficiale e ci differenziamo dalle altre aziende che operano sul territorio italiano in quanto siamo l'unica azienda ita veramente italiana, quindi eh, io sto parlando di soci italiani, tra l'altro un'azienda familiare, con capitale eh, sostanzialmente per ora eh, solamente nostro, quindi eh, siamo al 100% made in Italy e eh, quindi una realtà diversa dagli altri operatori che sono tutte grandi multinazionali americane o europee, quindi probabilmente ci ha eh, quello che ci ha consentito ecco, di differenziarci è questo, noi ci siamo presentati ai comuni abbiamo spiegato che il nostro approccio è molto, ehm, come dire, eh, che guarda molto agli interessi dei comuni italiani e quindi eh, facciamo attenzione comunque a quello che alla, alle infrastrutture, alla sicurezza, al decoro delle città perché naturalmente noi siamo italiani e ci teniamo che vengano rispettati anche questi aspetti, anche se sappiamo che ci sono poi degli elementi critici. Insomma, il tema monopattini è abbastanza eh, un tema diciamo, di attualità, anche nei telegiornali. È difficile educare il cittadino a comportarsi in maniera in maniera corretta e quindi noi puntiamo su questo in realtà anche con eh, insomma tanta informativa tramite la nostra app, il nostro sito, i social. Probabilmente è questo quello che ci ha differenziato. Eh, ad oggi noi puntiamo a crescere ancora, per ora solamente siamo ancora proiettati nel territorio italiano e quindi non all'estero. Eh, però per crescere naturalmente abbiamo bisogno di fare uno step in più di avere dei finanziamenti perché eh, appunto non stiamo combattendo ad armi pari diciamo perché le società estere multinazionali hanno veramente tanti, tanti, insomma, tanti, tante opportunità fondi economici e quindi eh, è in continua evoluzione questo settore sia dal lato dello sviluppo dell'applicazione che dal lato della tecnologia del monopattino ottimo oh. Grazie mille, grazie. grazie. A voi, grazie. Torniamo alle biotecnologie e torniamo a una spin-off dell'Università dell di Verona. Eh, chiamo sul palco Mar Marzia Rossato eh, di Genartis una mm, società che eh, lavora nel campo della diagnostica molecolare, molecolare e che commercializza kit diagnostici, poi lasciamo eh, la parola a lei per spiegarlo meglio, sì. buonasera. Um, prima però decidiamo quale, da quale oggetto partire, e ne mancano pochi, andiamo sul mazzo di chiavi, la chiave. La chiave, Chi la chiave fa una domanda. Il Pongo io la domanda, e, chiaramente una startup è molto dinamica e una chiave permette di aprire o chiudere porte. Volevo sapere, nel vostro percorso, quello più recente, quali porte avete deciso di chiudere e quali invece avete deciso di aprire per sviluppare il business? Eh, allora, non abbiamo esattamente pensato di chiudere porte, devo dire, o forse ne abbiamo aperta qualcuna piuttosto che chiuderla. Nel senso che la nostra idea iniziale era quella di eh, sviluppare tecnologie per i test genetici ma per analizzare malattie genetiche. Questa idea non è, eh, non è passata, è solo rallentata un pochino perché la porta che si è aperta è stata quella relativa alla diagnostica Covid e allo sviluppo di test genetici relativi al Covid. E devo dire che è stata una porta interessante da aprire. Bene, eh, passiamo al pitch. Okay. Okay. Buonasera, sono Marzia Rossato, CEO di Genartis. Genartis è una startup innovativa nata come spin-off dell'Università di Verona che offre servizi di genomica personalizzata e diagnostica clinica. Il nostro team, il team dei fondatori, è formato, oltre che da me, da altri due genetisti. Eh, che hanno ehm, eh, esperienza nel campo della, delle start-up e il nostro braccio operativo, due biologhe molecolari che ehm, eh, ci coordinano dal punto di vista pratico. L'obiettivo no di Genartis è quello di sviluppare tecnologie diagnostiche innovative che permettano di vedere quello che i test attualmente sul mercato non permettono ancora di identificare. E Ok, e con il nostro progetto abbiamo vinto nel 2019 Star Cup Veneto. Subito dopo è nata Genartis, è stata fondata a dicembre 2019 e subito dopo è arrivato il Covid che ha cambiato un po' la nostra vita e anche quella di Genartis e nonostante però tutte le difficoltà, come dicevo prima, eh, il Covid ha anche aperto una porta perché abbiamo fatto del Covid il nostro, il nostro punto di forza. Inizialmente ci siamo messi a fare quello che sappiamo fare meglio, ossia analizzare il genoma di questo virus. E abbiamo sviluppato una tecnologia in collaborazione con l'azienda leader nel mercato in, questa, in questo settore, e che è stata sfruttata anche dall'ospedale di Negrar per sequenziare centinaia di campioni. Grazie a questa tecnologia abbiamo poi sviluppato un nostro prodotto, Covid Stars, un test diagnostico che permette sia di rilevare il virus, la sua presenza, ma anche le sue varianti in un'analisi un all in one che ci permette di identificare queste cose in, uh, in un tempo che è di 5 volte inferiore, con dei costi di 5 volte inferiori rispetto alla procedura standard. <ride> Ok, e poi è arrivata questa notizia che ha cambiato davvero il volto di Genartis. Questa notizia ha fatto il giro del mondo e eh, dice che nel nostro DNA eh, c'è una porzione ereditata dal genoma di Neanderthal che ci predispone allo sviluppo di Covid grave. Un italiano su sei ne è portatore. E in un solo mese abbiamo sviluppato questo test, il GenTest Covid Risk, il primo test al mondo che permette di identificare il rischio genetico di sviluppare Covid grave. Ok. Scusa un po' no. Vince la startup che crea <ride> i <Dobbiamo il> pass <ride> slide più veloci. Ok. <ride> okay. <ride> Prova più forte, non va? Ok, avanti va, indietro va, davanti non va. Ok, allora ancora una volta Genartis è stata in grado di risolvere un problema semplice, come la chiave, un, una soluzione ad un problema, eh, una soluzione semplice ad un problema. Normalmente per analizzare questa regione dobbiamo eh, sequenziare l'intero genoma con costi e tempi che non sono compatibili con la diagnostica clinica. Il GenTest ci permette di farlo in due giorni eh, con dei costi che sono assolutamente affrontabili e grazie a questo abbiamo già più di mille persone si sono rivolte a noi per fare questa analisi. E successivamente abbiamo anche ricevuto l'autorizzazione come laboratorio di analisi, forniamo servizi diagnostici in ambito Covid con refertazione rapida, test serologici. Eh, con modalità di prelievo del campione non invasiva e, e sicura e stabile nel tempo per settimane. E nella nostra ricerca e sviluppo è rimasto il nostro obiettivo iniziale, quello di sviluppare test genetici per malattie rare, malattie rare che sono generalmente male diagnosticate o non riconosciute affatto, perché i test attuali sbagliano e lasciano domande sospese, domande irrisolte. La tecnologia di Genartis, grazie alla tecnologia di Genartis i nostri test permetteranno di dare risposte certe e di vedere quello che gli altri non vedono. Ecco, questa era Genartis, vi ringrazio per l'attenzione. Io ho una domanda, Prego. e volevo capire, i due test, quelli che sono stati spiegati prima, sono già commercializzati? se sì e in che modalità, quindi non so, presso farm le farmacie o presso solo centri specializzati e se no, quando lo saranno? Allora, il nostro GenTest Covid Risk, che permette di vedere il rischio genetico di Covid grave, è già disponibile sul nostro sito da gennaio dell'anno scorso, quindi è, è, è commercializzato attraverso un e-commerce, ma è disponibile anche attraverso le farmacie, alcune farmacie di Verona. E lo conduciamo anche nel nostro laboratorio direttamente, quindi accogliendo i pazienti direttamente nel nostro laboratorio. Io avrei una domanda un po' diversa. Non, non entro nell'ambito scientifico che non mi compete, mi sembra molto interessante. Eh, tornerei a una delle, delle, delle slide iniziali in cui si parlava di team, è un team che è eminentemente scientifico e come già stato detto, ma è anche abbastanza ovvio nell'ambiente di innovazione, dei finanziamenti di innovazione, un team è una squadra che deve avere tutti gli skills necessari, è un'azienda un in nuce in qualche modo. Quindi come pensate e quando pensate di ampliare il team includendo gli skill che a voi mancano? È una cosa che sicuramente dobbiamo fare ed è il nostro punto debole accolto nel segno, non ho avuto il tempo di sviluppare questa parte della presentazione. Sicuramente ci serve un partner commerciale per poter raggiungere effettivamente il nostro mercato, una distribuzione e ehm, eh, un marketing molto forte perché l'ambito del test genetico è, eh, ha una competitività molto forte. La nostra tecnologia, le tecnologie che noi stiamo implementando sono assolutamente innovative. Avrete sentito parlare di CRISPR-Cas per... La, le modifiche genetiche, ecco, noi lo usiamo per andare a rilevare quelle parti del genoma che i test attuali non riescono a vedere. Siamo molto forti dal punto di vista della tecnologia. Sicuramente ci manca il marketing e il, la parte marketing e business che andrà sviluppata sicuramente. Il COVID ci ha dato anche delle risorse per partire e ci ha insegnato molto in questo senso. Quindi credo che. Eh, anche la parte dei test genetici ne beneficerà grazie grazie mille Cambiamo di nuovo settore e ora andiamo nel settore della comunicazione e del branding. L'ideatore di Amo 1999 o 1999, me lo dirà, ha 20 anni di expertise nel settore. Questa è una start-up che ha già usufruito dei servizi di Camera di Commercio di Verona. Chiamo sul palco Alessio Masotto. Buonasera a tutti, Buonasera. quindi mancano due oggetti e ti spetta secondo me il più bello il mappamondo Fantastico. e aspettiamo una domanda della giuria. Buonasera. Buonasera a tutti, il mappamondo è un oggettino interessante perché rappresenta di fatto la globalità, oggi tutti i mercati non sono più locali, sono diventati globali, quindi, dal vostro punto di vista, che cosa pensate di fare per raggiungere un mercato globale? Molto interessante la domanda. Beh, innanzitutto, io ringrazio Alessio Masotto. Io non sono Alessio Masotto, sono un suo cliente, sono un manager in una multinazionale. E ho visto nascere la startup e gli ho chiesto di poter investire, e non mi ha ancora dato il permesso. Ehm, perché eh, Amo 1999, è una startup che produce. Eh, prodotti di comunicazione multibrand e il prodotto diciamo, che porta in startup si chiama I Riciclotti e ha come suo primo cliente eh, Serit a gennaio partirà eh, nell'area bacino nord un progetto di 5 anni. Quindi il primo cliente di, dei riciclotti è Serit, 5 anni di contratto e inizieremo a fare anzi, Alessio inizierà a fare questo percorso eh, che riguarda esattamente questo mappamondo, cioè entrare nelle scuole e raccontare ai bambini dalla prima alla quinta elementare come si fa a tenere protetto il pianeta. Perché eh, il tema fondamentale che riguarda tutti noi è come trasformare il riciclo non in un costo, ma in economia circolare cioè, permettere attraverso il trasferimento culturale alla società di trasformare un costo in un'opportunità per tutti, partendo dalla cultura. E la tutela del pianeta parte dal presente. E eh, sono molto felice di essere qui a rappresentare Amo al Festival del Futuro perché, per, noi, per me personalmente e sicuramente per Amo, il futuro è il presente. Ecco, possiamo passare quindi alla presentazione. Certamente. Ho già anticipato qualcosa. Amo 1999 è una società che, eh, che ferma il mappamondo. <ride> Eccola qua, Eccola, ecco. a cui piace correre anche quando gli altri camminano. È start innovativa dal 22 febbraio eh, di quest'anno, specializzata su progetti di comunicazione sul tema della sostenibilità qualità, responsabilità e unicità sono i valori di Amo e 20 anni di esperienza in prodotti di comunicazione multibrand. I riciclotti sono i guardiani della sostenibilità. Chi sono e che cosa servono? Innanzitutto è un prodotto di comunicazione esclusivo di Amo, per cui dal punto di vista della scalabilità del progetto ha una fortissima componente di eh, Proprietà intellettuale che tutela il progetto anche rispetto a possibili investitori e ai dealer che stiamo cercando per l'attivazione del progetto sulle altre regioni per quello che riguarda i percorsi didattici. L'obiettivo è quello della sensibilizzazione delle nuove generazioni al riciclo attraverso ed untainment, imparare divertendosi e portare, rendere facile la didattica a scuola per gli insegnanti attraverso semplici strumenti digitali ma anche strumenti cartacei che ho portato in modo che sia inclusivo, facile e possibile per tutte le scuole, molto economico per le scuole poter fare questo percorso, facile l'integrazione anche in comprogettazione con i comuni, stiamo archiviando tutte le varie regole del riciclo dei vari comuni d'Italia e delle varie regioni. E vi presento i riciclotti, perché i veri protagonisti sono loro, Lina, Lolo, Betta, Tino e Billo, che sono i nemici dell'indifferenziata. Ogni, ogni, ogni personaggio dei riciclotti è fatto del materiale di cui come dire, deve essere eh, riciclato, del packaging, e insegna ai bambini a proteggere il pianeta. Perché? Perché i riciclotti sono arrivati sulla Terra perché hanno visto che gli umani non erano capaci di gestire i propri rifiuti e trasformarli in opportunità. Il progetto, come vi dicevo, parte eh, nelle scuole perché il problema della cultura è un problema di consapevolezza. Le azioni che compiamo ogni giorno dipendono dalla consapevolezza. Educare i bambini vuol dire educare gli adulti e quindi ogni bambino, ogni professore potrà da gennaio di tutte le scuole del bacino nord eh, di, quindi sono 58 comuni dell'area nord di Verona, scaricare le schede di lavoro sul sito, i bambini riceveranno in classe, ognuno la propria scheda di lavoro che permette di raggiungere il, la consapevolezza sul riciclo e quindi avere la coccarda per cui diventeranno anche loro guardiani della sostenibilità e allora potranno portare a casa la gazzetta della sostenibilità e insegnare. E lavorare insieme ai loro genitori. L'aspetto interessante di scalabilità del business è quello al di là del, della copertura su cui ci stiamo sviluppando con dealer regionali nella logica della, della licenza, un po' come nelle vendite dei software, è quella del, 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 dell'ingresso in nuove famiglie per cui dà la possibilità per le aziende di utilizzare questo strumento di comunicazione attraverso progetti di social responsibility. E quindi qual è il vostro modello di business? Il nostro modello di business è una piattaforma digitale di e-learning alla sì, quale... Quando si parla di... si dice, come fate i soldi? Che alla fine è questo il punto <ride> vero <no>? in <ride> un business nascente. <ride> nel caso di Bacino Nord abbiamo venduto il progetto didattico e l'accesso la alla piattaforma in licenza a Serit che è la messo a disposizione delle scuole del bacino nord, quindi di tutti i comuni, per cinque anni. Quindi c'è un contratto quinquennale con una fee, un abbonamento annuale alla piattaforma che fondamentalmente è legato al numero di professori che accedono alla piattaforma, quindi ha un, un, una spesa limitata per scuola. Il contratto è fatto di fatto sul numero di licenze, come sarebbe un normale contratto con un software. Di quelli che utilizziamo normalmente in azienda, che è fatto a numero di account. Quindi contate di sviluppare, di più o parli, seguendo sempre questo modello, sempre più eh, ad ampio raggio. Certamente, in questo momento l'obiettivo è: stiamo già selezionando dei dealer per la Lombardia e per l'Emilia-Romagna, per quello che riguarda l'implementazione in, diciamo, in altre aree e in altri poli didattici. E poi, eh, il, diciamo, visto che è un'agenzia di comunicazione, sta già lavorando sulla costruzione di progetti dedicati per, di marketing per le aziende che sfrutteranno già dal prossimo anno l'awareness dei riciclotti e l'ingresso appunto in molte, molte famiglie come conoscenza per quello che riguarda back to school, eh, promozioni, anche solo nel food and beverage per esempio, in grande distribuzione sui materiali di didattica, sempre con un'attenzione al riciclo e a prodotti ottenuti attraverso l'economia circolare. Grazie. Grazie. A voi. Vi lascio la gazzetta sostenibile e il materiale didattico, Grazie. se volete dare un'occhiata. <ride> Grazie. Grazie. Grazie a voi, arrivederci. arrivederci. L'ultimo protagonista Bene. della della serata, eh, torniamo alle biotecnologie, si chiama Emera Aldo Cocchiglia che sta sviluppando una nuova terapia cellulare eh, efficace nel trattamento di modelli animali sperimentali di lesioni del midollo spinale negli animali. Eh, chiamo Aldo Cocchiglia sul palco, buonasera. Buonasera a voi. E abbiamo il nostro ultimo oggetto che è la moca, come puoi vedere, quindi il caffè. Eh, una domanda dalla giuria. Sì, la moca, allora, sì, eh, se fosse il caffè è troppo articolato. Troppo articolato. Sì. Ecco, la moca, invece la moca è, 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 no, è uno eh, strumento che in un modo particolare trasforma il caffè in bevanda che che si usa in diverse situazioni, tra cui quelle de del, del mattino, non so, per, per tenersi svegli, per esempio. Ecco, co sì. come com <coughs> potrebbe colleghere... collegare alla, alla realtà di Amer? Io la collegherei al, al nostro progetto di una terapia che aiuta i pazienti sofferenti di lesioni medollari e quindi della conseguente difficoltà motoria o impossibilità motoria. Il caffè è per tutti una cosa che quotidiana, andiamo, ci alziamo, andiamo al caffè, ci facciamo il caffè prima di partire, i nostri pazienti non fanno questo, non possono fare questo. E quindi riuscire con, a portare con successo questa terapia alla validazione clinica e quindi con i vantaggi per i pazienti lesionati di midollo, è un obiettivo, il secondario obiettivo del quale è che si alzino la mattina autonomamente e, si facciano, e possano farsi il caffè. Certo, possiamo partire con il pitch. Allora, Emera è una start-up una spin-off dell'Università di Verona, è composta sostanzialmente da quattro ricercatori medici che hanno sviluppato questa terapia con un lavoro molto lungo, durato dieci anni, e quest'anno è stata costituita l'azienda che porterà il progetto alla definizione. E la definizione è, come vi ho detto prima, una terapia... Cellulare autologa, in sostanza si prelevano delle cellule immunitarie dal paziente, lì si tratta in modo adeguato che diventino rigenerative dei tessuti nervosi e quindi ricolleghino i tessuti nervosi danneggiati dal trauma o dalla malattia e quindi permettano un recupero neurologico che oggi non è possibile. Emera significa è la dea del è la dea del giorno e quindi della luce e i pazienti che cerchiamo di aiutare sono persone che vivono nell'oscurità quindi questo è il, è il, è il transfer um, quanti eh, ogni anno in tutto il mondo si lesionano o hanno una lesione midollare più di mezzo milione di persone il costo sociale e sanitario di questi varia da 1 a 4 milioni di euro all'anno a seconda della località geografica dove, dove vivono e quindi il mercato per questo tipo di terapia che ancora una volta non esiste è ogni anno incrementato di più di un trillion dollar con la T allora se pensiamo all'efficacia di una start up come dimensione del mercato Diviso numero di competitor, noi abbiamo un mercato pressoché infinito, ovvero trilioni di dollari, e un numero di competitor pari a zero. Infinito diviso zero è un infinito al quadrato, perché le startup si misurano in possibilità di realizzare eh, ricchezza oltre che realizzare eh, la salute dei propri pazienti nei nostri casi. Volevo... Scusate, si è bloccato di nuovo? Allora, eh, chiaramente la prima domanda che viene alla mente è come funziona. Molto semplice, è una terapia autologa, si prelevano delle cellule immunitarie del paziente, globuli bianchi in parole povere. Lì si tratta con una invenzione che è il cuore del brevetto di Emera e gli si rinietta il paziente in applicazioni successive, sostanzialmente tre, nel sito della lesione e costoro ritornano diciamo negli, es negli um, esperimenti animali e ritornano a camminare. E Quello che ci aspetta adesso per i prossimi tre anni è L'approvazione dell'Ema al test sugli umani e il trial clinico di efficacia e di non tossicità per gli umani. E questo porterà l'azienda la, al successo, ci auguriamo. Grazie. A voi? Posso fare una Grazie. domanda? Eh, ah, scusi, siete voi la giuria? <ride> 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 Sappiamo che questo tipo di ricerca e di insomma, avanzamento anche dei trial ha bisogno di fondi importanti, cioè servono tanti soldi. Ecco, detto banalmente. Li sì. state cercando? A che punto siete? Allora, noi abbiamo realizzato un sistema già, già funzionante di finanziamento a due rami, eh, finanziamenti importanti, diciamo dell'ordine di grandezza del milione di euro o mezzo milione di euro da soggetti singoli, ma stiamo facendo una sorta di finanziamento diffuso presso persone, persone fisiche, persone giuridiche particolarmente attente al tema etico e particolarmente attente alle, eh, al moltiplicatore sul loro investimento che verrà quando questa azienda dimostra il successo sugli umani. E quindi abbiamo raccolto molti, molti denari negli ultimi mesi dal mercato dei comuni cittadini che capiscano il valore etico del, del progetto e capiscono anche la valenza finanziaria di questo tipo di investimento per importi molto modesti ovviamente nella maggior parte dei casi. Tuttavia siamo aperti a finanziamento da parte di... Eh, i finanziatori istituzionali che vogliono accompagnarci al successo. C'era un'altra domanda, scusate mi ero permessa. No, no, va bene. A posto, grazie mille. Grazie a voi. Bene. Uh, L'altra novità di questa serata è che questa sera uh, rispetto alle prime due Future Arena c'è un premio. Le nostre start-up non lo sanno, non lo sapevano. Uh, c'è un premio grazie alle Village di Credi Agricola uh, che ci racconterà il premio e ci racconterà chi sono e cosa fanno nello specifico. Uh, quindi direi che la giuria si può riunire per scegliere il vincitore della serata. Uh, e chiamo qui con me uh, invece uh, un membro della giuria che stacco un attimo, Matteo Di Biagi, uh, ripetiamo, direttore di, di Le Village by Credit Agricole del Triveneto. Bu buonasera di nuovo. Buonasera. Uh, che ci racconta un po' ecco, cosa, cosa mettete in palio questa sera e anche come, come operate. C'erano delle slide a supporto. Sì. E anche il teletra. della telecomando, telecomando che, presa, però... che vado a prendere. Okay. Grazie. Prego. Vediamo se... ecco qui. Allora Le Village Credit Agricole è, è un ecosistema, quindi un acceleratore di start-up eh, che ha una sua storia perché eh, nasce a Parigi nel 2014, eh, grazie al gruppo Credit Agricole, quindi la, una delle dieci banche a livello mondiale, e oggi conta in 42 eh, village, di cui buona parte sono nel territorio francese, uno in Lussemburgo, uno in, in Israele e tre in Italia. In Italia siamo partiti due anni fa con Milano, poi Parma e ora è stato il momento del Triveneto. Cosa fa le village rispetto ad altri? Noi ci poniamo... Subito a valle del processo di incubazione di, di quello che vengono fatto dagli incubatori tradizionali, perché noi cerchiamo start-up che hanno già un business da accelerare, quindi molti esempi che sono emersi questa sera fittano perfettamente col nostro modello, perché sono proprio in una situazione in cui hanno un ottimo gruppo di ricerca, un'ottima tecnologia, un'ottima idea, hanno già un business avviato e sono pronti proprio a incontrare le aziende. Infatti nel modello di accelerazione noi inseriamo proprio aziende del territorio, quindi vedete il ruolo dei partner che è la terza voce, e queste aziende qui sono quelle poi che noi presentiamo e con cui lavoriamo costantemente insieme alle start up. Quindi le mettiamo insieme e facciamo in modo che da que tra queste possa nascere il business. Credo Agricole in tutto questo fa da facilitatore, non ha degli interessi diretti né di tipo economico né di co nessun conflitto di interesse perché non investe direttamente nelle start-up per fare un capital gain, ma favorisce l'ecosistema e lo fa con l'internazionalizzazione, quindi presentando altre start-up e altre tende partner. Ricordo che 42 village o villaggi all'italiana Significa 1200 start-up in tutto nel nostro ecosistema e 650 aziende partner. E poi abbiamo una rete di abilitatori, università, e altri centri di ricerca, altri incubatori che partecipano. È un sistema a tutti gli effetti aperto, non si ferma a un aspetto di immobile o immobiliare, ma è un sistema che cerca di creare una rete più estesa possibile. Nel Triveneto abbiamo scelto infatti la connotazione Triveneto e non. Una città proprio per dare un'apertura che sia territoriale e ampia e che non crei campanellismi o dire eh, noi siamo dell'università di, noi siamo qui e gli altri sono di là, ma creare un, un ampio spazio. Per dare anche un'indicazione, Milano in due anni ha già raccolto 70 start-up e, e più di 20 aziende partner che lo sostengono. Lo stesso Parma dopo un anno ha scelto, oh, è arrivata a 50 startup in fase di accelerazione con tante altre aziende, tra cui anche Marchi Noti, Dalla Chiesi, la Barilla, la Mutti. Quindi marchi sempre aziende del territorio. Nel caso del Triveneto, credi agricole nella società è il 51%, perché abbiamo già poi dei forti stakeholder del territorio, che sono la Fondazione Università di Padova, il Parco Scientifico Galileo, dove dentro ci sono chiaramente anche le Camere di Commercio, e che hanno investito in questo progetto, e poi l'assindustria Veneto Centro, quindi Padova Treviso, che è la terza assindustria a livello nazionale. Altro tema particolare, è quello che noi abbiamo scelto e proprio combacia con quello che ho sentito questa sera. Sei pilastri dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite sulla sostenibilità. Quindi ho visto molte start-up, per esempio, sulla salute e benessere. Salute e benessere è un pilastro che le Nazioni Unite, per l'Agenda 2030, pongono molta attenzione, perché tutto quello che è prevenzione, miglioramento della qualità della vita e allungamento dell'aspettativa della di vita, fa parte proprio di questo, di questo pilastro qui. Gli altri li vedete, sono altri. E temi di importanza sempre sulla sostenibilità e le startup che noi cerchiamo sono proprio in questi ambiti qui. E quindi c'è un comitato di selezione, un comitato startup che le va a scegliere e proprio perché devono essere startup che hanno dei requisiti particolari. La sostenibilità secondo noi è importante, ma soprattutto da quello che emerge anche da grossi fondi di investimento tipo BlackRock è che nei prossimi anni il grande numero di startup nascerà proprio su questi argomenti qua della sostenibilità. L'immobile, ma rappresenta semplicemente il punto, il quartier generale sarà a Padova. L'immobile è caratterizzato da uno spazio soprattutto di, di incontro, di, di eventi, di workshop, hackathon, hackathon eh, attività proprio per eh, far rivivere l'ecosistema tra le aziende partner del territorio, le start-up, gli abilitatori che vogliono partecipare alle iniziative. Quindi realmente, proprio io lo ribadisco sempre, è un sistema che deve essere eh, più aperto possibile, in più internazionale e collegato a tutto il resto. Vengo rapidamente al premio. Ehm, il premio prevede proprio quello di poter far entrare la startup che vincerà il premio nel processo di accelerazione di 12, di 12 mesi gratuitamente presso le Village, quindi la possibilità di essere membro, come me me e avere la membership gratuita per un anno e seguire il processo nostro di accelerazione. E non è poco per crescere, insomma, <ride> quindi siamo pronti col premio, direi che è proprio lei a decretare il vincitore. Abbiamo la busta impegnativa. <ride> allora, The Winner is, il primo investimento sul futuro assegnato dalle Village by S.A. Credit Agricole è Diamante. <applause> complimenti. Devo dire complimenti a tutte le start-up perché tutte quante... E sono startup che hanno dato un'informazione e un'apertura su, su cose che per esempio io non conoscevo quindi complimenti a tutti, lo faccio perché a dire del vincitore che è stato scelto da giuria e sicuramente eh, ha tutte le carte in regola e soprattutto ha colpito il fatto che è in una fase di che ha bisogno proprio di incontrare aziende riteniamo che sia anche quello che può meritare questo premio per essere supportato eh, nella, nella crescita quindi complimenti e consegno la bustona che... Sì, sì, sotto il gruppo ci avviciniamo? Sì Ok, al centro